I'm gonna sing when the spirits say sing. I'm gonna sing when the spirits say sing. I'm gonna sing when the spirits say sing and obey the spirit of the Lord. Domenica 15 aprile si è svolta la quinta edizione della Corsa d'Altri Tempi, una pedonata solidale che unisce nel segno della donazione del sangue le frazioni feltrine di Farra e di Mugnai. Ben 1659 i pettorali venduti, il che non coincide esattamente col numero dei partecipanti perché ci sono anche persone che acquistano il numero senza poi correre, ma soltanto per sostenere la manifestazione. Perché tutti sanno, almeno le persone che partecipano, che i proventi vanno devoluti come ogni anno a sostegno di realtà del territorio che hanno necessità di essere sostenute. Il principio della Corsa d'Altri Tempi è appunto quello di tagliare il traguardo più grande della partecipazione e anche della solidarietà. A idearla è stata Consuelo Primolan assieme a Lucia Arcoleo con la complicità della sezione donatori di sangue di Mugnai guidata da Marco Gorza. Partiamo dai numeri, com'è andata l'edizione di quest'anno? Abbiamo raggiunto i 1659 iscritti con enorme soddisfazione. Un ringraziamento speciale va a tutte le scuole che hanno partecipato con il concorso dello Spaventapasseri che avete potuto vedere lungo il percorso. E come è coinvolta la sezione dei donatori di sangue di Mugnai con questa manifestazione? Beh, noi come donatori vendiamo tutto quello che serve per la preparazione sia prima, durante e dopo la manifestazione. Questo chiaramente per promuovere la donazione del sangue. E ci sono altre associazioni cooperative in questo caso che aiutano, sostengono la manifestazione. Quest'anno ricorre un anniversario speciale che è quello della cooperativa Porta Aperta. Sì, quest'anno festeggiamo i 20 anni con tutta una serie di iniziative che verranno poi pubblicate sul territorio e la Corsa d'Altri Tempi è comunque un trampolino per pubblicizzare tutte le nostre attività e tutte le nostre strutture. Porta Aperta si rivolge da parecchi anni appunto con dei servizi sia per i disabili che per i minori. Comunque appunto verranno messi fuori quanto prima dei volantini con tutte le date e le iniziative, ecco. In questa giornata abbiamo visto un sacco di bambini che stanno girando con una medaglia al collo. Chi è che l'ha realizzata e se vuoi nominare e fare un ringraziamento? Ringraziamo Walter Bernardi che ha disegnato la medaglia per noi quest'anno e il designer Andrea Grigoletto che l'ha realizzata su una medaglia che la Legnameria d'Alzotto ha creato proprio per noi. E ci sono altre realtà del territorio che hanno collaborato e che volete ringraziare e citare per il successo di questa manifestazione? Sì, allora per quanto riguarda il servizio strade siamo stati supportati dagli Alpini di Mugnai, da Juventina, la squadra del Bar La Sosta e chiaramente noi donatori. Però vorrei ringraziare anche tutte le realtà di Feltre che in tanto o poco hanno contribuito a questa manifestazione. E volevo chiudere con Lucia chiedendole come mai sei vestita così, perché è una delle caratteristiche di questa manifestazione, forse non tutti lo sanno, la Corsa d'Altri Tempi è fatta anche per ricordare un po' i tempi andati anche attraverso l'abbigliamento. Certo, io ho un po' improvvisato perché la mia partner mi aveva invitato a indossare un abito che io non mi posso permettere, quindi ho scelto di vestirmi da mafiosa nostrana, mafiosa feltrina. Allora ringraziamo gli organizzatori e complimenti per l'edizione di quest'anno. Siamo in compagnia di Walter Bernardi che è l'autore, l'artista e il pittore che quest'anno ha collaborato, contribuito con la sua arte alla manifestazione La Corsa d'Altri Tempi. È per lei la prima volta? Come è stato coinvolto e qual è la soddisfazione di aver sostenuto un'edizione di questo tipo? Questa è la prima volta in assoluto, abbiamo sentito parlare di questa manifestazione molto particolare ed interessante. Attraverso degli amici comuni sono stato contattato e ho partecipato volentieri a questa bellissima esperienza molto particolare, di sicuro successo, perché penso che avrà successo anche in futuro perché è molto particolare e coinvolgente. E le sue opere si possono trovare dove? Sia addosso ai bimbi sia nella sezione dei donatori, giusto? Sì, adesso c'è una piccola mostra così estemporanea che dura solo in questo periodo, questa giornata. Là c'è un po' rappresentata tutta la mia opera generale con piccoli esempi.
c'è anche un piccolo libro di filastrocche che io ho illustrato sui testi di mio collega Marco Bellotto, dedicato proprio ai bambini, per cui ad hoc per questa giornata. E per loro oggi ha realizzato le medaglie che sono state regalate al traguardo. Bene, allora grazie mille e buon proseguimento. A tagliare il traguardo per primo è stato Marco Sciò con 13 minuti e 54 secondi al cronometro, seguito da Luca Coldebella e Samuel Antoniol. Assieme a loro sono stati premiati altri 7 corridori, prima tra le donne invece Matilde De Carli, arrivata all'arrivo dopo 17 minuti e 41 secondi, a seguire Emanuela Zaetta e Sueva Malacarne. A tutti i bambini è stata donata la medaglia di legno pitturata dall'artista Walter Bernardi. A essere premiati sono stati anche i privati e le scuole che hanno partecipato al concorso degli Spaventapasseri, una delle novità di questa quinta edizione. Non so se tutti lo avete riconosciuto, ma siamo in compagnia del sindaco di Feltre Paolo Perenzin, che non ha mai mancato un'edizione della corsa ad altri tempi. Assolutamente, non si può mancare questa cosa, non è una corsa, è veramente, guarda, un'iniziativa spaziale. La battuta è giusta. E qual è il valore di una manifestazione così per il territorio di Mugnai, di Farra, ma non solo, anche del Feltrino? Il fatto che si può dimostrare che veramente ci si può divertire con poco e che stare assieme è sempre un valore aggiunto. Questo è un bel messaggio, ringraziamo il sindaco e vi aspettiamo alla prossima edizione. A 16 anni che vita che le, le piante te ride senza parte, che sogna una vita che può portarti tutto quel che te ho. E te fai spalpare, vento qualcosa d'amore, e la tua. Aveva lei, ricordo quando mi baciò per me, di colpo lei si voltò e mi baciò ben ben la terra mi gettò. Sempre al mondo ci sarà, leggerò la vita a fare la vita, la cosa difficile. Entrare e vedere allo spazio a cammino, prima lo fa entrare e poi